Ciao Rosario, Ciao Elia, come va? cerchiamo di farla andare. Senti, ma tu hai comprato per caso la stampa di venerdì scorso? Ma guarda, io i quotidiani non li compro dalla notte dei tempi, non li ho mai acquistati perché so che su quegli scartafacci non si trova certo la verità che cerchiamo. Per cui non li ho mai comprati. Sono venuto al corrente di certe uscite sulla stampa nazionale, grazie logicamente ad amici e conoscenti che mi hanno subito segnalato la versione web dei medesimi articoli. Forse ti riferisci agli articoli della Bencivelli? Esatto. Addirittura ripeto, il secondo in prima pagina, con Sì, un non titolo, solo. te lo ricordi il titolo? Guarda, io ho letto con grande sacrificio quella specie di articolo perché non conteneva nessun contributo di prova a quello che diceva. Ricordo che il titolo, come i contenuti, era abbastanza insultante e so anche che pochi giorni dopo poi ha rinforzato la dose una certa Eugenia Tognotti, anche lei laureata in medicina, tra l'altro docente presso l'Università di Sassari, se non erro. E anche questo articolo a livello negazionista. Penso che dopo gli articoli di Repubblica e l'uscita di Cronaca Vera e della stampa sull'aceto di mele contro le scie chimiche e non solo, anche lo speciale del TG2 di qualche sera fa sulla Rai, siamo di fronte ad una operazione, come al solito, orchestrata dall'alto che serve a negare un'evidenza che non è oramai più negabile e nascondibile. E quindi tutto sommato questi articoli non mi preoccupano neanche tanto perché mostrano la debolezza del sistema e mostrano comunque, palesano il fatto che il sistema e coloro che gestiscono queste operazioni di geoingegneria clandestina hanno paura poiché c'è troppa gente oramai che comincia ad avere la consapevolezza di quello che sta succedendo. Ma guarda, io ho leggiucchiato anch'io l'articolo della Tognotti, ma mi pare che l'articolo della Tognotti abbia un'altra funzione poi, Rosario. È come dire che in certi periodi storici o legati a stati psicologici, l'essere umano deve correre o ha bisogno di credere in chissà che cosa. Mi pare che insomma stia tentando di far passare una certa teoria, o sbaglio, l'ho letto di fretta, non è che gli ho dedicato così tanto tempo. Questo è tipico della disinformazione istituzionalizzata, cioè cercare di dare l'idea che coloro che si oppongono al sistema, che comunque denunciano certi fatti, certe nefandezze, automaticamente sono diciamo, candidati al trattamento sanitario ospedaliero, obbligatorio. Non è un caso che già il noto famigerato Paolo Attivissimo, diversi anni fa, già puntava su questa corda. E lo stesso hanno fatto i disinformatori di più basso rango, come il famoso Mario Lipuma, dietro al quale poi sappiamo chi c'è. Quindi non mi stupisce. D'altronde, però, se andiamo a vedere i reali studi scientifici che sono stati condotti ultimamente negli Stati Uniti, si evince tutto il contrario, cioè che coloro che credono alle dichiarazioni ufficiali e quindi di regime e quindi anche dei giornali foraggiati dal regime con centinaia di milioni di euro l'anno, sono essi stessi addirittura paranoici e psicolabili. Quindi è il contrario di quello che normalmente si vuole far credere. Sì, perché gli articoli della Bencivelli, in realtà la caratteristica principale di questi articoli è sostanzialmente offendono, non portano uno straccio di prova, oltretutto, ci sono dei dati totalmente falsi, anche a livello numerico, perché dice le scie rilasciate dagli aerei che di tanto in tanto può capitare di vedere alzando gli occhi al cielo, di tanto in tanto.
tanto in tanto. Sì. Oh. Poi dice che tutta questa è una leggenda nata nel 1997 negli Stati Uniti a scopi sostanzialmente pubblicitari. Ma questa va anche contro documenti ufficiali abbastanza noti, che sì, parlano del controllo del clima entro il 2025. In realtà ci sono arrivati prima, però voglio dire, sì, parla contro gli accordi. È un'invenzione totale, ma d'altronde è un'invenzione che hanno tirato su proprio Simone Angioni, componente del CICAP, e Paolo Attivissimo. Questa sì che, come definiscono loro, è una bufala, cioè è una cosa che hanno inventato loro e la fanno girare ogni volta che sperano e tentano di confutare l'inconfutabile. D'altronde, se andiamo a vedere anche con personaggi più, tra virgolette, importanti, io mi sono, diciamo, scontrato anche con il colonnello Mario Giuliacci, che ci ha messo anche del suo, e pochi giorni fa, proprio in relazione a queste, a questo incattivirsi delle operazioni di aerosol, ha detto sì, è un fenomeno raro, sono solo scie di condensazione, si generano ad alta quota quando c'è alta umidità e via dicendo. Io l'ho confutato, gli ho mostrato i dati delle radiosonde di pratica di mare del 16 settembre, quando c'è stato il clou delle scie persistenti in quota, e io ho mostrato questo grafico che mostra che in quota, alla quota di crociera, dei velivoli di linea, quindi dagli 8.000 metri fino ai 10.000 metri ed oltre, l'umidità relativa è prossima allo zero. Però Giuliacci non mi ha risposto. Non mi ha risposto perché sa benissimo di mentire. Allora, questi giornalisti, chiamiamoli giornalisti, ma io li chiamo giornalai, senza offesa per il giornalaio, che chiamerei edicolante a quel punto, questi giornalai cosa fanno? Citano Simone Angioni e Paolo Attivissimo come fonte. Chi era Paolo Attivissimo? Paolo Attivissimo in Gran Bretagna lavorava in un'azienda di tegole e poi in Italia ha fatto il DJ. Gli sarà caduta qualche tegola in testa questo Attivissimo? È probabile che forse la faccia storta dipende da quello. Ma Rosario, io do un'interpretazione un po' particolare, vediamo se la condividi, ma questi articoli e tutti questi troll che stanno pagando, perché a mio avviso sono aumentati, non è un sintomo che l'informazione, la controinformazione che viene fatta, in realtà, come dire, sta ottenendo dei risultati? Vuol dire che la gente comincia a capire, quindi è la conferma che una certa informazione sta arrivando. Sono dello stesso parere, se non fosse così non si darebbero così da fare a smentire. Se loro continuano a insistere un giorno sì e un giorno no, poi c'è anche Sabatino, che è un altro disinformatore di mestiere, che tra un articolo e l'altro su giornali nazionali si diverte a praticare i blog degli insultatori e i canali Facebook di coloro che diffamano e minacciano di morte dalla mattina alla sera. Questi personaggi sembrano attendibili nel contesto in cui vengono inseriti, perché vengono presentati dal sistema come persone attendibili, ma sono degli emeriti delinquenti come gli scagnozzi, tipo il famoso, vabbè, non facciamo nomi, ma comunque ci sono una serie di elementi che sono pagati dal Ministero dell'Interno per disinformare. Ma questo perché? Perché oramai non possono più nascondere cose che sono non nascondibili, ripeto. Tra l'altro, quando il 16 c'è stata questa impennata di irrorazioni a livello persistente, perché comunque non dimentichiamo che anche quando il cielo è sgombero di scie, in realtà è bianco opaco, certo, e l'inquinamento da polveri di ricaduta è enorme, e non è vero che in quei giorni non ci sono operazioni, certo, vengono solo, certo, operate con scie di tipo non persistente, per cui la gente non se ne accorge. Però il 16 c'è stata questa operazione immane, proprio perché tra il 16 e il 20 c'è stata una esercitazione congiunta della NATO, alla quale ha partecipato anche l'Italia, e un militare di stanza a Pordenone confermava che i loro radar e satellite giravano alla grande con l'atmosfera resa elettroconduttiva in quel modo. È una conferma in più rispetto agli studi che abbiamo condotto noi negli anni. Noi possiamo anche portare le prove, basta andarsi a documentare sui siti. Tra l'altro c'è quel famoso libro
sulle strategie di guerra che avevamo reperito e dal quale avevamo estrapolato il vero motivo per cui viene fatta l'inseminazione igroscopica delle nubi, che addirittura hanno tentato di farlo sparire anche dal sito dove era messo in vendita per cercare di in qualche modo contenere la controinformazione che noi si faceva. Quindi, mentre avevamo linkato la pagina dove era messo in vendita questo libro, addirittura si sono sacrificati la pagina dove il libro era in vendita e l'hanno fatta sparire. Queste sono prove indirette che evidentemente questi personaggi sono veramente disperati, non sanno più come nascondere la verità. Ecco, vogliamo dire due cose, poi un'altra domandina, ma vogliamo dire due cose di questa Bencivelli. In realtà so che è stato anche trovato il suo curriculum, insomma, e mi pare che sia passata attraverso il CICAP, o sbaglio, o un'informazione sbagliata che ho. Sì, ma abbiamo anche testimonianze fotografiche che mostrano la Bencivelli in atteggiamenti così complici con i soliti esponenti del CICAP. In realtà questi personaggi fanno, come si può dire, di fatto è tutta gente del CICAP, sotto neanche troppo mentite spoglie, e vengono poi presentati in una maniera per cui sembrano super partes, ma in realtà non lo sono, sono solo delle pedine, degli agenti che vengono così risvegliati nel momento necessario per far sembrare che queste opinioni vengano fornite da gente al di sopra delle parti, cosa che non è. Sì, poi mandano avanti questi personaggi, le autorità si sognano di dare delle risposte, io so che ci sono ancora là in evase delle interrogazioni parlamentari a cui nessuno ha risposto. Se il fenomeno fosse in realtà quello che dicono, non vedo perché non si debba rispondere, o no, come la pensi? Cioè, voglio dire, poi se ci sono centinaia di migliaia di cittadini che si stanno ponendo queste domande, che osservano, che si sono documentati, in una democrazia almeno qualcuno risponde. Invece le autorità non rispondono, mandano avanti questi personaggi, e noi dovremmo accontentarci di un articolo che non dice niente, che non porta uno straccio di prova, che insulta semplicemente, pubblicato sulla stampa oppure qualche altro giornaletto complice di questi. Questo mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, ovviamente. Ma scusa, ma non dovrebbero essere loro a portare le prove che in realtà non sono scie chimiche? Invece cosa fanno questi? Pretendono che cosa, Rosario? Scusa. La solita battuta è: ma allora l'onere della prova è vostro, perché siete voi che denunciate il genocidio. Va bene, d'accordo, ma infatti noi le prove le abbiamo portate. E loro che cosa rispondono ogni volta? No, ma le prove non ci sono, non avete portato uno straccio di prova. Questo perché? Perché intanto voglio segnalare che il nostro blog, tankerenemy.com, viene segnato da alcuni antivirus e da diversi browser come sito malevolo, pericoloso. E questo perché vengono segnalati i siti scomodi, e quindi nel database, nel programma di certi browser e antivirus, risulterà che il tale sito è pericoloso, per cui l'utente che non conosce il sito e che vi accede per la prima volta chiaramente non va oltre quella pagina. Quindi anche con questo sistema loro cercano di censurare la verità. È logico che se il sottoscritto non viene messo nelle condizioni di presentare le prove, quindi di portarle di fronte a un pubblico radiofonico o meglio ancora televisivo, laddove puoi far vedere la documentazione, in quel momento in cui non riesci a mostrare le prove se non attraverso un sito web che tra l'altro viene censurato in mille modi, come anche la pagina Facebook, le prove allora a quel punto non ci sono. Ma le prove ci sono, come? Ecco, ma qua addirittura arriviamo poi alle cose assurde, perché la Bencivelli, sempre in quell'articolo pubblicato in prima pagina, dice che lei è stata bersaglio di centinaia di mail contenenti insulti e minacce. Io mi chiedo, ma l'insulto è la minaccia più grande, non è quella che subiamo noi? Esatto. Cioè, allora, se la gente non ha la possibilità di esprimersi, non ha la possibilità di parlare con nessuna autorità, nonostante ha capito quello che è, ma questa signora che scrive delle robe
delle robe veramente senza dimostrare niente, e sta insultando la nostra intelligenza. Ma voglio dire, ma che si aspetta? Si aspetta di essere benedetta? Come la vedi tu questa cosa, Rosario? Ma io, se vedo Attivissimo, penso che sia uscito da un film del terrore, quindi mi va benissimo anche che faccia disinformazione bieca e di basso rango. Se però questa disinformazione viene fatta da una donna, tanto più con laurea in medicina, e anche una bella donna, devo dire, allora questa cosa mi dà ancora più fastidio, perché tu dico, sei una donna, puoi essere una mamma, o sei già una mamma, non lo so, con quale faccia puoi guardare i tuoi figli se nascondi una verità del genere? Quindi, in più sei una laureata in medicina, quindi dovresti anche capire quali sono le conseguenze a livello di salute per certe situazioni. Quindi la cosa mi dà fastidio da quel punto di vista. Poi, che lei si lamenti del fatto che la gente l'abbia insultata, ebbene, se lo merita, perché la gente oramai è stanca di questi personaggi e reagisce come si reagisce quando vieni attaccato e in più preso per il culo. E in più minacciato da queste scie, perché certo, le scie sono una minaccia reale, non sono qualcosa di teorico. Quando normalmente si viene insultati continuamente da questi personaggi, cosa faccio? Io mi vado a lamentare con un articolo sulla stampa? Senti cosa dice Task Force Butler, questo personaggio che prima o poi identificheremo e così si divertirà un po' meno rispetto ad adesso. È vero, noi ci divertiamo, invece tu vivi di minchiate, pensa te che vita vuota, squallida e penosa fai, stracchino, sempre lì a rosicare quando vieni giustamente preso per il culo. E questo è il minimo, poi questo è il minimo rispetto a quello che fa e ha fatto nei confronti miei e di mio fratello. Quindi noi cosa dobbiamo fare con questi personaggi qua? Io, come minimo, se becco un personaggio del genere e ce l'ho di fronte, una bella mazzolata di botte gliela do. Scusa, perché io ormai sono arrabbiato. Ma guarda, e allora la Bencivelli che cosa vuole? Se qualcuno la va a prendere, fa pure bene. Rosario, siete attaccati voi, e questo io lo posso anche capire, perché insomma fate un'informazione veramente degna di tale nome, vi ci dedicate, eccetera. Ma questi sono arrivati ad attaccare me. Me li ritrovo sul blog, capisci? Quando una persona che non rappresenta niente, quale io sono, è attaccato da un giornale locale, tipo il Modena Today, là, tu ti rendi conto che vuol dire che hanno paura veramente? Hanno veramente paura. Paura. Cioè, il loro scopo qual è? È mettere a tacere tutte le voci alternative. Guarda che è già successo, perché ieri mio fratello ed io contavamo tutte le persone che in questi anni sono sparite nel nulla. Erano validissimi attivisti che, a furia di subire vessazioni di ogni genere, che poi sono le stesse vessazioni che subiamo mio fratello ed io da anni, sono spariti da internet, addirittura hanno chiuso il blog, hanno chiuso l'account Gmail se ce l'avevano, sono letteralmente vaporizzati, hanno avuto una tale paura e disperazione di essere insultati tutti i giorni che hanno finito di fare controinformazioni. Allora, domandiamoci chi è che gestisce e foraggia questi personaggi come Nigrelli, come Task Force Butler, come Comoretto, come Paolo Attivissimo, come la Bencivelli. Sono pagati da qualcuno. Ecco, è logico. Rosario, scusa, ma una persona che decide poi di mollare, ed è l'esempio di tutte queste persone che dicevi, lo fa semplicemente perché viene insultato, o perché magari si aspetterebbe più partecipazione, più appoggio da parte della gente, appoggio che non arriva? Qual è più forte delle due? Come motivazione ad abbandonare, diciamo? L'appoggio della gente purtroppo a volte si limita su un click che mi piace su Facebook, poi ci sono le eccezioni, chiaramente, però io ritengo che diciamo uscire di scena spesso è anche umano, perché qui si tratta spesso di stalking, no? Sì. Persecuzione, e allora ci può essere il carattere forte, ci può essere quello che dice, ma senti un po', chi me lo fa fare? Io ho una moglie, ho dei figli, voglio vivere la mia vita tranquilla, lascio perdere. D'altronde l'obiettivo di questi personaggi è sempre lo stesso, cioè a me mandano le caricature, mi chiamano con tutti gli appellativi possibili immaginabili, addirittura recentemente
ci hanno mandato degli SMS che risultavano chiamati vicendevolmente da me e da mio fratello, ma invece erano stati inviati da altra piattaforma. Ci hanno pure offerto dei soldi per cedere la pagina Facebook e il blog, sono arrivati a 150.000 euro. Cosa significa? Che loro comunque tentano in tutti i modi di far sì che questa controinformazione venga piano piano demolita. Teniamo anche conto che molti siti sono stati acquisiti con questo sistema. Non faccio nomi perché sennò poi sono. Però ci sono molti siti e molti personaggi, anche di recente, abbastanza importanti, e tu lo sai, che sono stati acquisiti dai servizi o da chi vuoi che comunque gestisca queste operazioni, in modo tale che questi siti appaiano fare controinformazioni ugualmente, ma in realtà fanno passare solo le informazioni non corrette e, guarda caso, spesso e volentieri questi personaggi che prima erano dalla nostra, adesso ci attaccano in tutti i modi, diffamandoci in vario modo e facendo pensare che ci sono stati degli scontri, delle diatribe che invece non ci sono mai state. Quindi cosa significa? Che gli stessi soldi che hanno offerto a me li hanno offerti ad altri che invece hanno accettato e se io avessi accettato non avrebbero chiuso il blog, non avrebbero chiuso la pagina Facebook, ma avrebbero semplicemente cominciato a fare una strisciante disinformazione in modo tale da convincere le persone sensibili a certi problemi che effettivamente quanto era stato detto prima era pieno di errori e di Certo, contraddizioni. certo. Siamo Ecco. davanti veramente ad un'operazione che penso sia per prerogativa solo di questo paese che poi è la culla delle stragi di Stato e non è cambiato niente, se non in peggio. Rosario, di fronte a questo attacco, perché questo è un attacco, la prima pagina della stampa non è proprio una cosa leggera, di fronte a questo attacco, di fronte a questa escalation, diciamo, di questa informazione, lo dico io, è mia responsabilità, venduta. Che cosa possiamo fare? Qual è la migliore strategia, secondo te? Ma bisogna trovare vie alternative, infatti adesso sto studiando un opuscolo che poi verrà distribuito tra i giovani a livello così extra internet, quindi comunque bisogna continuare a fare tutto quello del quale lo Stato, il governo, tutti i governi che si sono succeduti, il sistema ha paura, cioè continuare a informare, a battere il ferro finché è caldo. Non ci sono alternative d'altronde e come comunque mi è stato già proposto, non sono favorevole granché alle manifestazioni di piazza No, perché io non sono per niente almeno favorevole alle manifestazioni no, di piazza. primo Quindi. devono essere autorizzate, al limite ti ficcano in qualche strada Esatto. disabitata, poi comunque i media non ne parlano, se ne parlano ti associano, che ne so, a Forza Nuova o ad altre entità estremiste. Adesso si è visto cosa succede con i manifestanti contro TAV, non TAV. il TAV e quindi addirittura vogliono criminalizzarli. Hanno messo in campo Le i famosi Brigate Rosse. brigatisti rossi che poi in Sì. realtà erano all'epoca agenti dello Stato. Certo. Quindi è chiaro che le manifestazioni di piazza non servono. Quindi bisogna operare con i sistemi che noi conosciamo per ora. Poi, se un domani vi fosse una capillarità maggiore dal punto di vista dell'informazione, se si riuscisse ad ottenere sistemi diversi per informare, la miglior cosa da fare, ripeto, sarebbe lo sciopero fiscale. Ma fin da subito, adesso, come molti fanno, magari per altri motivi, ma come io faccio per un motivo così semplicemente di coerenza, rifiutarsi di pagare il canone. È molto semplice, quando poi la RAI ti manda la lettera e un'altra ancora, tu dici: guardi, io vi cedo il televisore, venite a sigillarlo, in casa non entrate, ma vi prendete il televisore fuori dalla porta, io della disinformazione che fate voi, visto che dovreste essere un sistema pubblico e non lo fate, io non me ne faccio niente della vostra TV, per cui venitevela a prendere e il canone non lo pago. E non lo pago per questo, quest'altro e quest'altro motivo. Questa dovrebbe essere la via
maestra da seguire, lo sciopero fiscale, perché lo Stato vuole soldi. Se noi gli leviamo i soldi, e allora lo Stato è finito. Ma lo Stato che è diventato un esattore, in realtà i soldi li vogliono gli altri, lo Stato fa semplicemente da esattore, perché noi abbiamo uno Stato esattore, non avendo più nessuna sovranità non possiamo nemmeno definirlo Stato. Quindi, ma questo proprio, proprio di diritto, non lo sto dicendo come uno sfogo. Quindi, quindi continuare quello che stiamo facendo. Certo, Rosario, lo dico molto chiaramente, se fossimo un tantino più appoggiati la musica cambierebbe ancora di più. Infatti, lo so, purtroppo questo è un problema tipicamente italiano. Gli italiani, fin quando che gli lasci la partita, lo smartphone e la cena fuori porta al sabato o alla domenica, sono a posto. Poi li puoi avvelenare tutti i giorni, non se ne rendono conto. Certo è che questo aumento di patologie respiratorie, infarti, ictus, malattie neurologiche, prima o poi raggiungerà un livello tale che non sarà più possibile nasconderlo, perché all'interno degli ospedali queste cose si sanno, i medici le sanno, queste cose sanno che è una cosa che sta diventando ingestibile. D'altronde è difficile oggi come oggi trovare anche un letto in ospedale, perché ci sono migliaia di malati di in reparti di per tumori o in reparti di neurologia che fino a 20 anni fa non c'erano, fino a 10-15 anni fa non c'erano, e ce ne saranno sempre di più. Ci sono tante persone che muoiono di crisi respiratoria, ma ogni volta poi, quelle poche volte che se ne relaziona nei TG o sui giornali, ti dicono che questa persona aveva già un problema, che si era drogata, che aveva esagerato, e trovano sempre scuse. Però in realtà anche una buona parte di queste malattie respiratorie, che sono sindromi costrittive, sono documentate come malattie che prima colpivano solamente i militari che avevano combattuto o comunque avevano esercitato nei teatri di guerra, come in Afghanistan, Pakistan, Kosovo e via dicendo. Adesso invece sono malattie che attaccano comuni cittadini nelle nostre città, ma anche nelle meno inquinate campagne. Allora, come mai? Io per esempio l'altro giorno ho fatto l'ennesima misurazione in una giornata con scie non persistenti, quindi col cielo completamente bianco fin dalla mattina, senza apparentemente interventi, diciamo, di aerosol clandestino o, come dice l'ANNES, aerosol terapia, e le nanopolveri 0.3 presenti alle 8 di sera erano misurate 3 volte di più rispetto a quelle che si misurano a distanza di un metro per il fumo di una sigaretta. Quindi cosa significa? Che comunque questo inquinamento, che poi è in nanopolveri ed è micidiale, perché attacca il cervello, attacca il cuore, attacca i polmoni e via dicendo, queste nanopolveri ricadono. Quindi non si può continuare a ignorare il problema a tempo indefinito. Prima o poi il bubbone scoppierà, e poi queste persone che hanno nomi, cognomi e che per anni hanno coperto questo genocidio dovranno pagare. Vabbè, io ti ringrazio sempre della tua disponibilità, della chiarezza, del coraggio. E io questi articoli li ho presi, lo ripeto, esattamente come ci siamo detti, cioè questo sistema sta mostrando con questi articoli la sua debolezza. Esatto, quindi andiamo avanti, ci offendono, minacciano, ma noi andiamo avanti, perché se la vita ha un senso è quello proprio di non piegarsi di fronte a queste bestie umane. Questa è la, altrimenti siamo veramente, non lo so, non c'è più dignità. Quello che ci distingue dai vermi è proprio non arrendersi e non subire i soprusi. Grazie Rosario, un caro saluto anche ad Antonio. Grazie Elia, grazie a te e buona serata, buon proseguimento. Grazie. Ciao.